La chiamata alle arti in programma Classis dal 17 al 20 giugno illustrati in un incontro in CNA. Saranno 4 giorni di festa dedicati ai giovani tra concerti, incontri, installazioni, mostre e laboratori realizzati da Ravenna Festival in collaborazione con Ravenna Antica e il sostegno di ERA e la stessa CNA. Una chiamata che inizierà in realtà già sabato 15 con un laboratorio di ricamo. Oltre 130 i giovani che parteciperanno alle varie giornate. Ci sarà spazio anche per le iscrizioni dell'ultimo minuto. Anche ci fosse stato un unico ragazzo, tutto l'ambaradan che abbiamo messo in moto l'avremmo fatto ugualmente, perché è proprio il momento di mettersi in ascolto dei nostri giovani. Bisogna capirli, pretendiamo sempre che loro capiscano noi. Bisogna spesso fare questi passi in avanti verso di loro, perché si scoprono meravigliosi, danno delle sorprese incredibili, per cui anche un adulto impara. Come ve le immaginate quelle giornate? Quelle giornate un caos di gioia, un caos di occhi vivi, di meraviglie e un finale, non finale nel senso che l'ultimo giorno c'è tutto più bello, no, le giornate si assomigliano, ma una serie di incontri che fanno crescere giovani, meno giovani e soprattutto una chiamata che dovrebbe essere imitata e diventare un format da spargersi per tutta l'Italia e anche oltre, perché ce n'è bisogno. Tommaso Villani, perché avete voluto questo pomeriggio per iniziare a parlare di quello che succederà a Classis? Tutti i giorni nascono nuovi mestieri, la tecnologia in questo è formidabile, però allo stesso tempo tutto si basa e parte dalla competenza, la conoscenza e il passato che non va dimenticato. Sulla chiamata, sulle arti, lasciatemi dire questo, noi quando abbiamo visto l'iniziativa l'abbiamo definita non solo importante ma geniale. Io riconosco il merito a Ravenna Festival, ma a Cristina di averlo pensato e messo a terra, e noi siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo sostegno e contributo, ma soprattutto di dare continuità nei giorni a venire e anche nell'aumentare questa attenzione, perché è indispensabile per i giovani. Tutti parlano di giovani, qui c'è un'azione concreta, reale, che mette in campo la possibilità di esprimere il proprio pensiero e viverlo come un insegnamento a noi che ci adoperiamo anche per loro, e dovremmo farlo sempre di più, e quindi credo che sia azzeccatissimo come idea, come progetto, come iniziativa, e che sarebbe bene venisse presa ad esempio da tante parti in questo paese. La CNA di Ravenna sostiene con grande fierezza e fermezza questo tipo di eventi, questo tipo di iniziative, perché siamo convinti che la creatività e la cultura siano linfa vitale per tutta la comunità e anche per l'economia locale. Gli studi ci dicono ormai da tanti anni che le città che investono di più in cultura, musei, teatri, cinema, spazi espositivi sono anche le città più fiorenti dal punto di vista economico, in cui le imprese performano meglio e in cui fioriscono le start-up e c'è tanta innovazione. E quindi per questo noi continueremo a supportare questo tipo di progetti. Poi CNA fin dalla sua nascita, è membro socio della Fondazione Ravenna Manifestazioni. Ecco, sono 3 giornate appunto dedicate ai giovani e alla loro arte, però si possono vedere anche come 3 giornate per insegnare ai giovani che con l'arte si può fare impresa. Assolutamente sì, io stessa ho un'impresa culturale e creativa e negli ultimi anni abbiamo visto quanto le imprese appartenenti a questo settore stanno crescendo, non solo in termini numerico di unità, diciamo, ma fanno crescere il territorio e crescono anche in termini di persone occupate e anche di bilanci e di indotto, perché per ogni euro investito in cultura si produce un indotto di 1,6 euro. Quindi perché per Classis è importante ospitare queste giornate dedicate ai giovani? Classis è una fabbrica ed è una fabbrica che produce cultura, e finalmente sarà una fabbrica che lavora tutto il giorno con tanti giovani, e la nostra vocazione, la cultura è una e bisogna mettersi insieme, e il fatto che Ravenna Festival ci abbia scelto per questo progetto per noi è magnifico, siamo contenti, entusiasti e ci ringiovanisce, ne abbiamo bisogno. Come cambierà un po' il museo in quelle giornate?
Il museo diventa uno spazio della comunità, diventa quello che deve essere. Il museo è un luogo della comunità, non per la comunità, della comunità. E finalmente i giovani si impossesseranno di uno spazio che è loro, che è nato per loro e appartiene a loro.